Domenica 1 ottobre, bentrovati e bentrovate a Liberi Dentro e Dura di TV, la trasmissione che vuole fare da ponte tra carcere e città, e con voi comincia questo nuovo mese di ottobre. Parliamo di tante cose, trattiamo tanti argomenti e oggi con il mio collega Alessandro Masella ci facciamo un giro in Russia, anzi forse parliamo più di Cecenia. Alessandro, ti passo la parola. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, ci troviamo in Cecenia e purtroppo è stata teatro di orrori, di disumanità, perché la storia che vi stiamo per raccontare parte, e questa è una delle tante, è di un ragazzo, Maxim Lapunov, che è stato torturato brutalmente per oltre 2 settimane dai funzionari di Stato russi. Ed è stato torturato perché Maxim è un omosessuale, fa parte della comunità LGBTQ russa e per questo è stato gravemente punito. Lui è riuscito poi a scappare, è riuscito un po' a lasciarsi alle spalle quel maledetto marzo del 2017, ma come ha raccontato all'Espresso, quelle torture non gli sono mai andate via. Sono state come un qualcosa che ti entra dentro e poi non esce più, perché lui tuttora ha degli attacchi di panico, ha delle ferite che non si sono rimarginate anche a livello fisico e non solo mentale, perché le torture che ha subito sono molto molto gravi. Parliamo anche di scosse ai genitali, di tutte e altre che non vi sto neanche a raccontare. Ma c'è un piccolo, piccolissimo lieto fine in questa storia, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi la Corte EDU che ha sede a Strasburgo, ha condannato finalmente la Russia e i funzionari russi per tutte le violazioni e le disumanità fatte alla comunità LGBTQ. E nel caso di Maxim Lapunov ha condannato la Russia al pagamento di 52.000 euro di risarcimento. Poco, ma un buon inizio. Sì, diciamo che questo risarcimento è per danni morali, ma io direi che non ci sono solo quelli nel suo caso. Ma dopo la sua fuga, Maxim, dove è andato a finire? Dove vive? Si sa qualcosa? Maxim ha rivelato di essere stato molto fortunato, perché senza il fatto di essere stato un cittadino russo e senza la sua famiglia non sarebbe mai riuscito ad allontanarsi da quegli orrori. È stato rilasciato dopo circa 2 settimane e la famiglia lo ha aiutato a scappare dalla Russia. Ora lui, la sua situazione è molto difficile, perché tuttora lui vive in un posto segreto e non può assolutamente tornare in Russia, perché appena metterà piede in Cecenia o in Russia verrà arrestato. E verrà arrestato perché prima di essere rilasciato il governo russo gli ha fatto impugnare un'arma. E capirete bene per quale motivo, ovvero perché hanno inscenato un omicidio e avendo fatto a lui toccare l'arma del delitto, lui appena metterà piede di nuovo in terra russa verrà prontamente arrestato. Alessandro, rimango sempre molto perplessa su queste pratiche disumane che immagino stiano continuando tuttora, da quello che ne sappiamo purtroppo vanno avanti, e nei confronti soprattutto delle persone LGBTQ+. Assolutamente Antonella, purtroppo la situazione, come accennavamo all'inizio, non cessa di andare avanti. E quello che si chiede soprattutto all'Europa, a un ente, a un'organizzazione così forte, è quella di frapporsi davanti a queste brutalità. Però un'ultima cosa ve la possiamo dire, che è anche una cosa bella. Maxim Lapunov alla fine si è sposato con il suo compagno ad agosto di quest'anno. E questa è una notizia che ci riempie di gioia, perché oltre a raccontarvi le brutalità e le cose che purtroppo negative che avvengono, è doveroso ricordarci anche di queste cose. Maxim, come ha detto all'Espresso, ci ha pensato ogni giorno di quei maledetti 15 in cui è stato torturato. Ogni giorno andava avanti con il pensiero che una volta fuori di lì avrebbe sposato il suo compagno. E così è stato. Quindi noi speriamo che ora si goda almeno lui questa pace e che per molti altri possa avvenire presto. Ma adesso mi fermo qui e vi lasciamo con un altro argomento in cui c'entra la sessualità. Ne parliamo con Monsignor Giancarlo Maria Brigantini, arcivescovo cattolico italiano, ma soprattutto famoso per le sue lotte continue contro la 'ndrangheta. Ascoltiamolo. Benvenute e benvenuti a tutti, siamo collegati con Monsignor Don Giancarlo Brigantini. Ciao.
Don Giancarlo, padre Giancarlo Bregantini, che è un nostro amico e compagno di strada con le sue parole chiave, con una lunga esperienza di vita in carcere. Allora, oggi tocchiamo un punto particolarmente delicato, il tema della sessualità, parola chiave e sessualità, che vuol dire tante cose in carcere e anche fuori dal carcere, ma io vorrei partire con questa provocazione. Un ragazzo che ho frequentato, un ragazzo, un uomo di 40 anni, sposato, con figli, che è finito in carcere, ha fatto un errore, va bene, lo paga, cerca di mettersi in piedi, mi dice una volta: sai che questa cosa di non poter avere rapporti con mia moglie, anche saltuariamente, sia per lei che per me, è una punizione nella punizione. Io pago perché ho fatto del male, ecco, con la droga, eccetera, eccetera, ma questa qua mi sembra una punizione inutile che fa male a me e fa male alla mia famiglia. Ecco, che cosa, se fosse stato davanti a lei quell'uomo, quel giovane uomo, che cosa avrebbe detto Padre Giancarlo? Ma è una cosa vera la parola di quell'amico detenuto ristretto, raccoglie il disagio di tanti uomini e ovviamente di tante donne, per l'altra parte, che hanno nel cuore questo desiderio di amare, di essere amati anche a livello sessuale. È una cosa verissima quello che dice, è una punizione nella punizione. Forse però bisogna guardare le cose in prospettiva perché si possa aiutare in qualche modo a dare una risposta a questa grande questione, molto delicata ma molto vera. Bisogna riprendere la realtà originale della sessualità, che è quello di essere un dono e la possibilità di farsi dono, perché la vita divenga un dono. Quindi la prima cosa che io consiglio è di rivedere all'interno della storia di quest'uomo la sua storia d'amore, ricordarla in maniera libera, bella, piena, positiva, di farne un tesoro, un ricordo interiore che rimanda alla sposa e ai figli, a quell'amore vero che Dio ha donato a loro. E quindi un ricordo che divenga benedizione e non rabbia e non accidenti, non c'è più nulla, ma che bello che è stato, che benedizione abbiamo avuto, che gioia abbiamo creato all'interno della nostra casa, dando la vita ad alcuni figli, cioè rivivere con benedizione i momenti straordinari vissuti. Ecco, padre Giancarlo, vorrei chiederle questo. Nel concreto, lei è un consacrato, no? È un consacrato, non si è sposato, ha scelto la via della castità per il regno del cielo. Io altrettanto. Le persone che sono in carcere si trovano in una situazione di continenza, diciamo, costretta, di rinuncia alla sessualità, che non hanno scelto, che subiscono come parte della pena. Ecco, non, il giudice non li giudica: sei condannato a 5, 6, 10 anni e ti viene tolto questa cosa, ma fa parte della perdita di libertà. Allora, lei, da persona che per scelta ha scelto la via così della castità per il regno dei cieli, che consiglio può dare per gestire questo periodo, ecco, di continenza forzata? Ma la cosa bella e di guardare alla bellezza del corpo che va rispettato e amato. Se noi abbiamo la possibilità di rispettare il nostro corpo e di rispettarlo nel corpo degli altri quando viviamo una relazione affettiva, poniamo le condizioni per essere rispettati anche a livello interpersonale, ad esempio all'interno di una cella. Cioè,
porre fondamentale la relazione rispettosa del corpo mio e io chiedo così di rispettare il corpo dell'altro e di essere rispettato nel mio corpo per rispettare senza violenza, senza opposizione, senza costrizione. Cioè è una dimensione della vita dove la sessualità mi aiuta a ottenere una relazione fraterna rispettosa anche all'interno di compagni di carcere, cioè di essere rispettati, rispettosi. Ed è una cosa secondo me molto importante perché imparo a rispettare il mio corpo per essere rispettato, per poter rispettare poi gli altri. Questo triangolo, rispetto me, rispetto l'altro e l'altro rispetta me. Bene. È un'esperienza praticamente ampia, non è una soluzione ovviamente, ma è una condizione che può aiutarci. Vorrei concludere questo pezzettino di discorso con quello che il Papa chiama l'esperienza globale della relazione. Lui mette in evidenza tre nomi che cominciano col C: il corpo, il creato e il cuore. Corpo, creato e cuore. Nella ecologia integrale diventano un tutt'uno. Il cuore parte e rispetta il corpo. Il corpo rispetta il creato, cioè tra me e gli altri, tra me e me stesso, tra me e la mia famiglia nasce una relazione serena. Per cui la dimensione della castità forzata è certamente una sofferenza grande. Però se è vista nella relazione di dire io rispetto il corpo degli altri come rispetto il mio, e così rispettiamo insieme il creato, creiamo un'armonia senza violenza, senza cattiveria, con serenità, con un cuore che sa cantare, che sa pregare, che sa coltivare le relazioni interiori a livello religioso, a livello umano, per coltivarle poi anche a livello sessuale. Bene, Cioè, ecco un po' l'impostazione sì. che a mio giudizio non risolve il problema, ma lo imposta. Non importa. Vorrei interrogarla su un altro aspetto, appunto, di questa nostra puntata dedicata alla sessualità. Devo ricordare anche che ci sono paesi dove è organizzata la possibilità, è ammessa la possibilità che una persona possa incontrare la propria sposa, il proprio sposo, la Sì, propria sì. compagna, e questo è un segno di, io credo personalmente, lo Civiltà. dico, di civiltà. Io sono a favore di questa cosa. Certo. Penso anche lei. Ma ora, e quindi questo argomento va portato avanti, ma adesso vorrei chiederle, nei minuti che abbiamo di questa puntata, un altro aspetto, e cioè la sessualità come motivo della pena che uno subisce. E noi sappiamo che nel carcere c'è una zona che viene chiamata quella dei sex offenders, che Sì. siano persone che hanno fatto Fatto violenza dei su reati. donne, o nel livello ancora più che ci sconcerta, su bambini, e quindi sono persone addirittura isolate dagli altri. Oggi noi vediamo la notizia di questo gruppo di ragazzi giovanissimi che hanno commesso una violenza a Palermo su una ragazza innocente e devono essere spostati in un altro carcere perché rischiano le vendette di essere puniti dentro il carcere. Allora, io le vorrei chiedere, appunto, loro sono non solo un delitto terribile per la società, ma anche per lo stesso carcere, quelli dei sex offenders. Allora, come avvicinarsi alle persone che hanno commesso questo reato e che comunque rimangono persone? Anche loro devono poter rialzarsi in piedi. Che è successo anche in questi giorni a Palermo, ha riproposto la drammaticità. Va detto a monte che è sempre più preziosa l'educazione sessuale nelle case, nelle famiglie, poi anche nelle scuole o nelle parrocchie.
Quindi abituarsi, abituare i nostri figli a avere un uso e un'immagine bella, positiva della sessualità come dono, dono per sé, dono per gli altri, e quindi a vivere questa esperienza come una realtà che aiuta a maturare positivamente questo dono immenso qual è il sesso. La seconda cosa è questa: bisogna calcolare sempre che questo ragazzo, che ha fatto il male certamente, però potrebbe essere anche lui un ragazzo di nostra amicizia, potrebbe essere mio cugino, potrebbe essere mio fratello o mio figlio. Cioè, anche se ha fatto il male, guai se si emargina. Quando io ero cappellano, mi chiedevo spesso, dialogando anche con loro, è più grave violentare una ragazza o uccidere una persona? Uno che uccide viene visto in un certo modo normale in carcere. Uno che ha ucciso, uno che ha fatto un atto di violenza viene visto negativamente, proprio in maniera pregiudiziale. E questo non è corretto, non è opportuno che rimanga questa definizione, per cui certi reati sono gravissimi e tra questi la realtà sessuale e non per esempio l'omicidio. Per cui bisogna avere una valutazione più globale, più serena delle cose passate negative e poi avere sempre la certezza che talvolta questi reati nascono da errori momentanei, da un momento di raptus nei confronti di una sessualità che, se non è stata coltivata, purtroppo esplode. Però è sempre possibile aiutarli, capire, sostenere, difendere queste realtà, comprendere in fondo anche questo male. Come comprendiamo un omicidio, comprendiamo anche una violenza sessuale, perché altrimenti i reati appaiono di serie A gravissimi come quelli sessuali e di serie B o di C che vengono legittimati. E questo è il negativo di questa valutazione. Per cui, secondo noi, secondo me, è ben peggiore uccidere rispetto a far violenza. Per cui bisogna guardare anche questi casi con maggior globalità. Ecco, questa è un po' la risposta. Certo, è difficile scardinare questa mentalità, perché il mondo è un po' il mondo del carcere purtroppo è un po' puritano e valuta le cose secondo logiche, per cui un uomo, tra virgolette, di onore fa certe cose e ammette anche l'omicidio, ma non ammette una violenza carnale. E questo è l'elemento negativo, direi triste, di questo momento di riflessione, che poi produce appunto questo fatto qua, come è successo a Palermo, per cui vengono allontanati perché in carcere hanno mille condizionamenti e purtroppo anche sottilissime, ma crudeli e atroci violenze, come per dire non viene dato il cibo, non viene portato l'acqua, non viene data la cura delle cose nei momenti della malattia, già tanto quello lascialo perdere. E Ecco. questo ecco, è molto grave quello, cioè se noi accettiamo questa logica, facciamo dei nostri delitti un delitto di serie A accettabile e uno di serie B inaccettabile. E questo è, e poi c'è sempre questa riflessione: potrebbe essere mio figlio che ha sbagliato, potrebbe essere mio cugino, mio vicino di casa.
E rieccoci con una nuova intervista a un personaggio che conosciamo molto bene perché in realtà è un amico di Eduradio TV e ogni volta che più o meno è nei paraggi, nelle vicinanze, non si sottrae mai a dirci due parole. Parliamo di Zero Calcare e lo conosciamo tutti ormai perché su Netflix ci sono alcune serie tipo Strappare lungo i bordi. Oppure quella più recente, questo mondo non mi renderà cattivo. E quindi è venuta ai nostri microfoni dopo l'incontro che ha visto tantissimi spettatori al Festival di Letteratura di Mantova insieme a Luigi Manconi. E con lui c'è anche Giancane che non abbiamo intervistato, ma era presente perché tra l'altro è la persona, il musicista che provvede un po' alle colonne sonore. Ascoltiamo insieme che cosa ci racconta Zero Calcare, che era presente a Parma in occasione di Hasta Siempre Bagna, che è una manifestazione che è il ricordo di Matteo Bagnaresi, il ragazzo che fu purtroppo ucciso in un autogrill in un'area di servizio nel 2008 vicino ad Asti ed era un supporter del Parma, della squadra di calcio. Guardiamolo insieme. Michele Zero Calcare, perché così è conosciuto da tutti ormai, e gli chiediamo, come spesso abbiamo fatto in passato, di parlare di carcere, anche perché lui è reduce da un incontro importantissimo che ci è piaciuto tanto con Luigi Manconi al Festival di Letteratura di Mantova. Allora, la prima domanda che ti faccio è come mai bazzichi sempre o spesso in questi ambiti? Ma diciamo che il carcere per me è un po' un filo conduttore che mi ha accompagnato per un sacco di tempo, un po' per il fatto che abito da quando sono nato di fronte a uno dei carceri più grossi d'Europa, che è il carcere di Rebibbia, un po' per formazione delle persone a me molto care, che sono state anche persone che mi hanno insegnato a vivere in qualche modo, che è una di queste che era Salvatore Ricciardi, che quando mosso i miei primi passi in radio da ragazzino, in realtà a Radio Onda Rossa, Salvatore Ricciardi che mi ha insegnato un sacco di cose, era uno che tornava a dormire in carcere tutte le sere perché stava in semilibertà dopo comunque decenni di de detenzione e che mi ha anche insegnato a guardare quel pezzo di mondo con occhi diversi da quelli che in qualche modo erano quelli mainstream che avevo avuto fino a quel momento. Senti, Manconi dice che il carcere è il luogo del rimosso ed è un luogo che spesso viene allontanato dagli occhi. Tu come la vedi? Ah, sì, nel senso che, a parte che mi sembra anche proprio dal punto di vista geografico, anche nelle città, ormai si tende a cercare di spostarli sempre più fuori e più lontano, anche tutto il dibattito sulla chiusura di Regina Coeli per il fatto che sta troppo dentro alla città. E poi anche a Rebibbia, nonostante stia comunque a ridosso del quartiere, è un luogo dove praticamente quello che succede dentro non si vede e non si sente se non quando accade qualcosa di eclatante, che si vede magari il fumo nero dei materassi che bruciano quando c'è una rivolta. Senti, si parla molto del decreto Caivano. E qual è il tuo punto di vista? Che una società che muove verso quello che quantomeno per me sarebbe il progresso dovrebbe porsi il problema di come superare l'istituzione carceraria, cioè capire che in realtà il carcere non solo è inutile, ma è anche criminogeno, cioè non solo è ingiusto, ma peggiora anche dal punto di vista banalmente dell'umanità delle persone che le attraversano quando riescono, eccetera. E quindi dovremmo porci il problema di come superarlo e non invece abbassare l'asticella su di come si entra in carcere. Adesso addirittura di far entrare praticamente senza nessun tipo di percorso o valutazione i ragazzini dei 14 anni mi sembra veramente un gorgo di barbarie.
Senti, cambiando completamente argomento, torniamo a quello che fai tutti i giorni, perché tu scrivi, rendi visibile dei pensieri e delle situazioni che rappresentano comunque la nostra società. Quando hai fatto l'ultimo lavoro, che poi è stato visto su Netflix, hai utilizzato un titolo. Il titolo mi è piaciuto molto perché è appunto significativo: questo mondo non mi renderà cattivo. Ma anche in carcere possiamo utilizzare questa frase per tenere duro. Sì, diciamo che poi il titolo in particolare non si riferiva a me in particolare, ma si riferiva agli altri personaggi che avevano da affrontare delle prove sicuramente più complicate di quelle del personaggio mio. E sicuramente diciamo che anche chi sta attraversando il carcere ce ne ha decisamente di più complicate delle mie, e penso che anche quello è sicuramente uno dei posti in cui tutto è fatto per farti uscire peggio di come sei entrato, quindi sicuramente riuscire a mantenere la propria umanità all'interno di quel contesto è una bella sfida. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo è se vuoi fare un saluto alle persone ristrette che ci guardano in tutta l'Emilia Romagna e alle quali diciamo che questo mondo non ci deve rendere cattivi, al di là di tutto, perché ce ne dobbiamo uscire, dobbiamo sfangarla. Ti lascio la parola. No, non lo so, io l'unica cosa che mi ha anche tenuta molto dell'esperienza di una decina d'anni a Radio Onda Rossa è che ogni trasmissione iniziava e finiva con i saluti a chi era privato della propria libertà nelle case circondariali, negli istituti per minori, eccetera, e mi è sempre sembrato un modo per ricordare a tutti, anche a chi stava fuori, che stava là, che quello non è un mondo a parte, che è un pezzo della nostra società, lo specchio della nostra società, e che insomma ci stanno loro come tutti gli altri. Ciao, bella. E anche questo primo giorno di ottobre termina qui insieme a voi. Vi ricordiamo che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com o a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un caro saluto a tutte le persone ristrette che sono attualmente nelle case circondariali dell'Emilia Romagna, a tutti coloro che hanno voluto seguirci dal loro divano, dal loro salotto davanti alla TV. A presto, rivederci, perché ci vedremo domani da me, che sono Antonella, da Alessandro Masella, Paola Leotti, Enea Flacco e Maria Cristina Lolli. A domani! Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Insight. Codice fiscale 914279503712.